Il governo recepisce le istanze degli operatori degli stabilimenti balneari, prolungando di un anno e perciò fissando alla fine del 2024 la scadenza delle concessioni demaniali in essere per le spiagge, una richiesta che vedeva in testa i gestori della costa balneare veneziana e veneta. Unione Mare Veneto in questi giorni più che mai è in continuo contatto con Roma, con le istituzioni parlamentari, stiamo vigilando su quelle che sono le attività che il governo sta portando avanti nella disciplina e nel riordino del tema delle concessioni demaniali. È evidente che non c'erano i tempi per avviare quella grande attività di riforma che da tempo chiediamo, bene la presentazione degli emendamenti che in qualche modo ci fa guadagnare qualche tempo, ma non cambia il quadro generale. Ribadite le richieste già ben note. È tempo che il governo ci dia delle indicazioni chiare, perché tutti condividiamo lo stesso obiettivo, è quello di lavorare per ottenere la riassegnazione delle concessioni demaniali in capo a quei soggetti che fino ad ora si sono sempre comportati bene e hanno sempre gestito un bene pubblico in maniera oculata ed attenta. La proroga di un anno però non basta e non è certo l'obiettivo di fondo. Vanno tutelati gli investimenti fatti dalle aziende della costa veneziana e veneta in tanti decenni passati. I sacrifici dovranno essere riconosciuti e dovranno essere tenuti nella debita considerazione, nella scrittura delle regole del gioco che ci aspettiamo di ricevere presto, perché vogliamo continuare a rappresentare con forza gli interessi e le istanze che provengono da questo territorio che continua a dimostrarsi un territorio estremamente produttivo e virtuoso.